Vero. Io saluto tutti e ringrazio appunto gli amici che si stanno introducendo, insomma, piano piano in questa diretta di Alberghiero Live, questa iniziativa che abbiamo inventato un po' come scuola per cercare di offrire degli spunti in diretta oppure appunto poi anche registrati su Facebook per i nostri ragazzi, amici, ex, insomma, su vari ambiti. Quali ambiti? Settore alberghiero, non solo settore alberghiero. Abbiamo parlato di teatro, oggi con te parliamo di vita, eh? Parliamo di altre cose che in effetti forse sono alla base di tutto. Anzi, senza il forse, togliamolo quel forse. È un periodo difficile, è un periodo particolare e grazie a persone come Matteo, utilizzato nel coaching. Dopo tu ci spiegherai un po'. Esatto. Sicuramente, ecco, grazie a persone come te, come tutti i nostri ospiti, ecco, ci saprete dare, e ce l'avete appunto dimostrato in molte occasioni, dei suggerimenti utili. Oggi parleremo appunto un po' insieme a te, come gestire un po' questo momento difficile per tutti noi, no? Questo momento particolare e come affrontare un po' anche le sfide un po' quotidiane, non solamente forse guardando a questo periodo. Prima di tutto ti chiedo, Matteo, parlaci un po' di te. Allora, da cosa devo partire? Dalla mia Sì, nascita più o meno, o... ecco, No, dai. dal certificato di licenza media, partiamo da là, dai. Allora, no, in realtà, beh, io vengo comunque da... La mia storia nasce sempre, è sempre stata nella ristorazione, nel senso che facevo il calcolo, io sarei comunque, sarebbe la mia quarta, la mia generazione, la quarta nella mia famiglia di ristoratori, perché sono partiti, diciamo, dal mio bisnonno. E quindi poi ho frequentato, come già hai ricordato tu, io sono un ex allievo, ho fatto un po' di anni al Formot quando ancora si faceva in Val di Giusto. Gezzo e poi ho finito il mio percorso di studio lì al Rosmini di Domodossola. Sono stati anni per me molto molto belli, è stata una scuola che mi è servita tantissimo ovviamente. Nel frattempo, però, io coltivavo anche la passione per tutto ciò che riguarda, diciamo, la psicologia, la gestione delle emozioni, il linguaggio del corpo, cercare di capire perché le persone con le parole ti dicono una cosa e con il corpo poi te ne dicono un'altra, no? E quindi ho iniziato presto a studiare queste cose qua perché avevo 17 anni. A seguito di una, diciamo, una crisi che ho avuto mia, la chiamo una sorta di crisi esistenziale, sai, durante l'adolescenza, in quei periodi lì è abbastanza difficile, no? Per tanti ragazzi gestire le emozioni che abbiamo, e così anch'io mi sono trovato a gestire una serie di emozioni, e da lì mi si è aperto il mondo della crescita personale, dell'aiutare le altre persone a capire, a comprendere meglio le loro emozioni. Ed è un percorso che tuttora continua, nel senso che adesso io ho 37 anni e la mia attività è appunto quella di fare coaching, in realtà con ragazzi che vanno dai 14 ai 21 anni circa. Mi piace molto lavorare con i ragazzi perché quel periodo lì della loro vita è il periodo dove se loro iniziano subito a imparare come gestire le loro emozioni, la loro emotività e capire come... anche atteggiarsi nei confronti del mondo, delle cose che andranno a vivere, si troveranno sicuramente con una sorta di marcia in più, una specie di tastino del NOS che gli permette di ottenere un certo tipo di risultati. E così eccomi qua. Nel 2008 mi sono certificato come coach di programmazione neurolinguistica, eventualmente poi entriamo più nello specifico, ma vorrei lasciare spazio comunque anche alle domande. Certo, ne abbiamo parecchie. Io Ok, appunto siamo perfetto. molto incuriositi effettivamente da tutto questo, che sicuramente ci aiuterà tanto. Senti, come possiamo vivere questo momento? Allora, inizierei subito a fare delle domande anche alle persone che ci stanno seguendo in questo momento e mi piacerebbe chiedere anche a loro che idea vi siete fatti voi di questo momento e che cosa avete imparato da questo momento? Perché? Perché le domande sono qualcosa di molto molto potente, nel senso che se noi impariamo a farci delle domande tutti i giorni, delle domande costruttive, allora riusciamo anche a trovare delle risposte per vivere meglio questo momento.
Il nostro cervello è una macchina fatta apposta per rispondere alle nostre domande. Quindi lo chiederei a loro, se mi piacerebbe leggere le chat, ma ovviamente diventa una cosa troppo lunga. Se arriva Comunque, come qualcosa vive? lo condividiamo e vediamo. Se arriva qualcosa, ecco, lo condividiamo. Questo è un momento che ci sta ribaltando, no? Nel senso che ci sta dando. Ci sta facendo cambiare tantissimo le nostre vite. E una delle cose che dico alle persone è quella di restare comunque innanzitutto ad osservare tutto quello che sono le situazioni interne che stanno capitando loro, cioè quali sono le emozioni che state vivendo soprattutto in questo momento? Cosa vi sta comunicando quella vocina interna che vi sta in questo momento dicendo qualcosa su tutto questo casino che sta capitando. In realtà non c'è un sistema più o meno costruttivo per vivere questo momento. Sicuramente riuscire a mantenere il controllo, cioè governare la nostra parte emotiva, la nostra parte, dopo ne parliamo anche di queste parti, di queste componenti del cervello, è molto importante senza farsi prendere troppo dal panico. Perché, come ho detto in uno dei video che ho fatto qualche tempo fa, con la calma riusciamo a capire meglio cosa possiamo fare. Quando invece siamo sotto lo scacco dell'emotività, iniziamo a fare un sacco di cavolate e non riusciamo più a capire dove andare. Senti, in questo periodo siamo un po' bombardati, no? Quotidianamente anche da notizie, da numeri, anche veramente brutti, no? Secondo te va bene ascoltare tutte queste notizie che arrivano dalla TV? Allora, io la televisione l'ho staccata da casa mia molti anni fa, in realtà. Cerco di prendere solo le notizie che mi interessa prendere, però non guardo più la TV perché io credo che, soprattutto in questo periodo, le notizie che ci stanno mandando, secondo me non sono del tutto corrette e sapete che voi per fare notizia dovete sempre parlare di cose devastanti, cioè le cose positive che capitano Non e vanno che in ne prima stanno pagina. capitando non vanno in prima pagina. Quindi, soprattutto per una persona che in questo momento si sente in balia di tutto quello che sta capitando, io suggerisco di non continuare ad ascoltare notizie, anche perché basterebbe ascoltare il notiziario una volta a settimana e hai, diciamo, capito quello che sta capitando. Invece ci sono persone, soprattutto sono quelli più che se la prendono maggiormente, che le notizie le guardano tutti i giorni e più volte durante il giorno. Magari iniziano già la mattina, pomeriggio e Fa poi alla crescere sera. l'ansia in una maniera tale. Allora, se tu non sei una persona ansiosa e sei una persona che utilizza in maniera intelligente la mente, la testa, allora puoi prendere quella notizia e iniziare a dire: ma io ci credo veramente a quella cosa lì? Ma io che idea mi sono fatto? Se però tu sei in balia degli eventi, di tutto quello che sta capitando, allora tutte queste informazioni che arrivano Certo che ti devastano. e ti devastano, perché non ti parlano mai di ok, che cosa faremo dopo? O che cosa puoi fare adesso di costruttivo? Ti danno solo un bollettino di guerra. Cioè, non voglio dire che non sta succedendo tutto questo casino là fuori, lo sappiamo che sta succedendo, però ci sono anche altre possibilità, soprattutto quando parliamo con i ragazzi, per aiutare loro a gestire questo momento in maniera più costruttiva, Senti, Matteo, sicuramente. scusa, ti disturbo perché appunto abbiamo qua Silvia che ci scrive. Innanzitutto, questo periodo mi sta facendo capire come rapportarmi con la famiglia, cosa che prima non riuscivo a fare. Oppure fammi capire in questo periodo di valorizzare, di tenere accanto solo le persone a me care e soprattutto di essere troppo chiusa con me, di non essere troppo chiusa con me stessa. Quindi questa è già una risposta al tuo quesito di prima, no? Cosa possiamo Sì, diciamo che fare? lei si è, ma sì, si è già anche risposta in realtà. Sì, questo è un momento che ci ha permesso sicuramente di provare anche, sai, di provare anche a creare dei legami con i nostri familiari più stretti, perché prima, quando ci alzavamo la mattina, uscivamo fuori per andare al lavoro, per andare a studiare, e i rapporti comunque in famiglia erano meno massicci rispetto a come sono adesso. Questa cosa ci sta mettendo molto alla prova per imparare proprio a gestire la comunicazione anche all'interno della nostra famiglia. E io quando lavoro con i ragazzi, una delle prime cose che dico loro: ragazzi, se imparate a gestire il rapporto con i vostri genitori, la vita poi diventa in discesa.
Perché i rapporti più incasinati che noi possiamo avere nella nostra vita sono proprio quelli con i nostri familiari, soprattutto quando si parla di ragazzi e adolescenti che in quel momento lì hanno una voglia pazzesca di far vedere chi sono e di staccarsi anche dal nucleo familiare, perché giustamente devono iniziare a crearsi la loro identità. E la loro identità la fanno quando escono là fuori, con le altre persone, a fare esperienze. Quindi sicuramente, come dice, chi è che ha fatto questa Silvia, domanda? Ecco, siccome, Romano. non ho capito. Silvia Romano. Silvia, ok. Silvia ha beccato in pieno, diciamo, la cosa e si è messa in gioco sicuramente. Quanti hanno fatto come Silvia in realtà e si sono messi in gioco, sono rimasti lì a capire come migliorare e potenziare il rapporto con i propri familiari, con i propri fratelli, sorelle, se ne avete? Certo. Senti, ci spieghi velocemente come funziona la mente? Questa è una domanda che potrebbe richiedere, diciamo, altre 2 o 3 ore. Bene, dai. Altre 2 o 3 ore. Allora, vi faccio, per rendervela semplice, vi dico che, allora, immaginatevi il cervello diviso, non è giusto quello che vi sto dicendo, ma è per sintetizzarlo. Immaginatevi il cervello diviso in 3 parti. Una parte molto antica, una parte un pochettino più recente e una parte modernissima, per intenderci. Allora, abbiamo una parte antica che viene definita cervello rettile. Il cervello rettile è proprio rettile perché è lo stesso cervello che noi abbiamo, è quella parte del cervello che noi abbiamo in comunione con i rettili. Sembra una roba pazzesca, ma i rettili, i serpenti, hanno anche loro questo cervello. Ed è quel cervello che ci fa scattare quando c'è un pericolo. Ad esempio, non lo so, io sono per strada, sto attraversando, ma non guardo la macchina che sta per arrivare. Questa macchina arriva, di colpo io la vedo, cosa faccio? Devo reagire velocemente. In quel momento io non devo pensare a cosa fare, perché sennò la macchina mi tira sotto. Allora il cervello rettile scatta e mi fa scappare velocemente e quindi io mi salvo. Questa è la caratteristica del cervello rettile, è il cervello che ci ha permesso di arrivare oggi qua nel 2020, perché sennò ci saremmo già tutti estinti. Poi abbiamo il cervello limbico, che è un'altra componente del cervello. La parte limbica del nostro cervello è la parte emotiva, è quella che ci fa vivere le emozioni. Noi siamo fatti del 95% di emozioni, è per quello che poi io lavoro tanto su questa componente con i miei ragazzi, perché se noi gestiamo questa parte così grande, impariamo a, in qualche modo, non farci prendere dall'emotività. Te lo dice uno che probabilmente fa questo lavoro qua, perché io quando ho fatto per tanti anni agonismo di sci, io arrivavo al cancelletto di partenza e me la facevo sotto. Perché? Perché quando ero al cancelletto di partenza e magari mancavano 2 o 3, c'erano davanti a me 2 o 3 persone, poi sarei partito io, la mia emotività iniziava a partire. E quando parte l'emotività, cosa succede? Che ti inizia a dire e se adesso inforco, e se adesso cado, e se adesso non mi ricordo più il tracciato, capisci? Quindi l'emotività esce quando c'è uno stress. Imparare a governare con lo stress ci permette ovviamente di gestire l'emotività. E poi abbiamo la parte, la neocorteccia, che sarebbe praticamente la parte più moderna del cervello, che è il nostro cervello pensante, cioè quella parte che ci permette di fare dei ragionamenti. Ad esempio, ok, in televisione hanno detto questa notizia. Allora, se mi faccio prendere dalla parte emotiva, è un disastro. Non faccio più ragionamenti e mi faccio condizionare da quella notizia. Se invece io utilizzassi quella parte che si chiama neocorteccia, inizierei a fare dei ragionamenti. Ad esempio, ma io ci credo tutta questa cosa che mi stanno dicendo? Ma siamo sicuri che è veramente così? Capisci? È la parte che ci permette di razionalizzare, di ragionare sul da farsi anche. Te l'ho Fantastico. spiegato proprio in maniera, cercando di Fantastico. stare il più semplice Senti, possibile, ovviamente. prima parlavi di emozioni. Come si gestiscono le emozioni? Puoi Sì. darci dei suggerimenti, delle idee? Guarda, in realtà ci sarebbe un modo per gestire le nostre emozioni. E sarebbe quello di restare all'interno dell'emozione quando l'emozione si verifica. Allora, adesso te lo spiego meglio questo concetto. Mettiamo caso che oggi ho un litigio all'interno di casa mia, nel senso mi metto a litigare con mia moglie.
E quindi mi sale una certa emozione, magari una sorta di rabbia, una sorta di collera, qualsiasi cosa. Come faccio per gestire quell'emozione? Devo imparare a restare all'interno di quella collera. Cosa vuol dire? Che potrei chiudermi in bagno, per dirti, un posto che dove nessuno mi può disturbare, neanche mia moglie, e resto lì a capire questa emozione che cosa mi sta facendo provare in questo momento. Quindi l'analizzo e dico, ok, emozione. Dove la sento questa emozione? Dove ti sento? Magari la sento sul petto, magari la sento nello stomaco. Che cosa mi stai dicendo emozione? Perché le emozioni ci parlano a noi. Le emozioni non sono né buone né cattive, semplicemente sono dei messaggeri che arrivano e ci stanno comunicando qualcosa. E quindi restare nell'emozione vuol dire fare il contrario rispetto a tutto quello che fa la gente normalmente, cioè fa finta di niente o cerca di evitare quell'emozione. No, no, questa emozione non voglio viverla, penso ad altro. Ogni volta che mi distraggo e penso ad altro e non gestisco l'emozione, quell'emozione, stai pur tranquillo che prima o poi ritorna più grande rispetto a prima. Quindi il consiglio che vi do è provate a sperimentare su di voi, magari sulle cose piccole, non iniziate da cose molto grandi, è proprio quella di vivo un'emozione, non lo so, stavo giocando alla PlayStation, ho perso la partita, mi sale la rabbia. Perfetto, rimani un attimo lì ad ascoltare quella rabbia e vedi quella rabbia che cosa ti vuole dire. È stato Fantastico, chiaro? fantastico. Ok? Senti, ti faccio un'altra domanda. Qua ne abbiamo una trentina. No, senti, ci spieghi il significato di vivere nel presente? Ah, allora, questa è forse la domanda delle domande, perché se impari a vivere nel presente, hai imparato il segreto per vivere bene. Allora, il vivere nel presente, adesso se ne sente tanto parlare, sono anni ormai che si parla del concetto vivi nel qui e ora. Tutti ne parlano, ma sono veramente poche le persone che praticano questa cosa. Se tu fai caso, poi più si va avanti negli anni, più parlo con persone mature, diciamo mature nel senso di età, più ti rendi conto che le persone vivono o nel passato, e quindi magari ricordano quei tempi quando era successa una certa cosa, no? O quando erano felici perché una volta la vita era più La bella, no? malinconia. Ti dico, ti fanno la malinconia, la nostalgia. Nostalgia. Oppure ti dicono, ti fanno capire che saranno felici solamente quando raggiungeranno un certo tipo di obiettivo. Ah, quando otterrò quel tipo di risultato mi sentirò bene. Quando otterrò quel tipo di obiettivo, allora lì sarò veramente felice. Adesso. Però esatto, si stanno dimenticando una delle cose più importanti che è vivere nel qui e ora. Quando tu vivere nel presente è la cosa più semplice del mondo, ma anche difficilissima da comprendere. Il vivere nel presente è riuscire a mantenere la mente esattamente in quello che tu stai facendo adesso. Ad esempio, in questo momento io sto parlando con te e siamo su questa diretta e mi sto rendendo conto che intorno a me c'è un ambiente. E mi posso rendere conto che sono appoggiato su questa sedia e qual è la sensazione che mi danno i miei vestiti in questo momento? Qual è la sensazione che mi dà toccare il tavolino che ho davanti a me in questo momento? Questo significa vivere nel presente, significa tenere la mente concentrata in quello che stiamo facendo adesso. Una cosa che chiedo alle persone, ai ragazzi che seguo, e dico: ragazzi, quando voi avete notato che quando siete nel presente, per quei pochi minuti al giorno, se provate a farlo, non avete nessun tipo di problema? Non c'è ansia, non c'è paura, non c'è. Sei tranquillo. Perché? Perché questo? Perché la tua mente non sta pensando a quello che sarà domani o quello che è stato ieri. Quindi vivi uno stato di calma interiore. È un po' quello che raccontano i monaci, zen, i buddisti, e che ti dicono di vivere quando fanno meditazione. Perché in effetti durante la meditazione raggiungi questo stato di quiete mentale e di presenza. E io quando faccio le sessioni con i ragazzi spiego loro degli esercizi banalissimi per riuscire almeno ogni giorno per pochi minuti a vivere questo stato di presenza. Poi ne parleremo eventualmente se faremo altre dirette, potremo parlare proprio di questi argomenti qua. Non voglio dilungarmi No, però. perché una mia curiosità è come, un po' è come, però magari ne parleremo più avanti, ma è come conciliare questo vivere nel presente con una programmazione del futuro. Ah sì, è una bella domanda. Allora, innanzitutto, vivere nel Non presente non vuol escludere. dire che io non escludo, no, perché sennò ovviamente i miei piani futuri come faccio a Esatto. programmarli? Cioè, allora, ti faccio un esempio.
Io cerco di fare il possibile per vivere il più possibile, scusami, la ripetizione, nel qui e ora. E quindi oggi sto parlando con te, prima di parlare con te stavo studiando sul libro, però poi devo sapere che io domani ho delle cose, ho delle programmazioni. Quindi allora ogni tanto cosa faccio? È come se aprissi la porta, vado nel futuro, guardo che cosa devo fare domani, dopodomani, ma poi ritorno nel presente. Perché le cose che devo fare domani, nel futuro, che potrebbe essere anche un futuro di 6 mesi, un anno, lo posso solamente gestire in questo esatto momento. Cioè le cose che io otterrò tra un annetto sono dei piccoli passi che da oggi devo iniziare a fare. Mi è capitato di lavorare con un giovane calciatore qualche mese fa, che lui pensava costantemente ad arrivare in Serie A. Cioè, il suo obiettivo più grande, sicuramente è un talento, ci può arrivare sulla buona strada. È un ragazzo di 20 anni, 20, 18 anni, lui vive costantemente nel futuro. È un futuro bellissimo il suo, perché si immagina la Serie A, si immagina quando metterà la maglia della Serie A. Però si sta dimenticando e si sta stressando tantissimo perché continua a pensare a qualcosa che in questo momento non sta vivendo. E infatti sta avendo delle carenze nei suoi allenamenti, perché quando sei troppo concentrato nel futuro, anche se lo stai pensando in maniera figa al futuro, in realtà non ti stai concentrando su quello che stai facendo adesso e la vita te la stai bruciando completamente. Quindi viviamo nel presente. Andiamo nel futuro a vedere quello che vogliamo realizzare, molto importante, ma ritorniamo nel presente. Ogni tanto andiamo anche nel passato per prendere un insegnamento, perché il passato è un insegnamento importante. Quindi ho fatto una cazzata anni fa, vediamo che cosa avevo fatto per non ripeterla. Vediamo che cosa mi può insegnare adesso, ma poi ritorno nel presente. Ok? Certo. Senti, in questo periodo ci sono appunto persone che magari vivono anche da sole o comunque pur essendo magari in due o in tre in famiglia, sostanzialmente siamo rispetto a prima un po' soli, no? Ecco, ci puoi spiegare un Sì. pochettino come si gestisce la solitudine in generale e ovviamente in questo momento particolare? Allora, la solitudine, dal mio punto di vista, è una figata, però bisogna distinguere se è una solitudine costruttiva o se è un tipo di solitudine invece di quelle devastanti. Certo. Allora, ci sono delle persone che si sentono sole quando sono in mezzo a milioni di persone. Può capitare, mi è capitato, di parlare con persone che nonostante magari frequentino tanti amici, vivono in una famiglia anche numerosa, si sentano sole dentro. Quindi cerchiamo di capire che cos'è realmente la solitudine. Sono Perché tanti la tipi di solitudine, solitudine. sì, ci sono tanti modi di viverla. Io spingo le persone a capire, le sprono a comprendere che cosa vuol dire solitudine costruttiva. La solitudine costruttiva è quel momento che vivi in pace con te stesso. È quel momento nel quale ti fai delle domande, ti dedichi del tempo a te stesso, alla tua crescita personale, ma soprattutto stai benissimo. Ti rendi conto che non hai bisogno di nessuno in quel momento e il tempo ti passa in una maniera pazzesca. Sei impegnato, perché le persone che stanno bene quando sono sole, perché sicuramente hanno trovato cosa fare del loro tempo. Ma sicuramente una cosa più importante è hanno imparato a stare bene con se Un stesse. equilibrio. È ovvio, un equilibrio. E prima partiamo a fare questa cosa qua, cioè quindi quando siamo molto giovani, io ti dico, ho iniziato, come ti dicevo prima, a 17 anni a capire queste robe qua, ma tornassi indietro lo farei molto prima. Perché tu vedi tantissime persone mature di una certa età che sono totalmente sole. Quindi, e più vai avanti, più ti sembra di essere solo, ti sembra che le persone non ti capiscono, ti sembra che il mondo sia contro di te, ma in realtà è che tu non hai fatto un lavoro su te stesso per capire dove sei arrivato in questo momento, per capire che cosa realmente ti piace nella tua vita, per capire che certe emozioni vanno vissute e non vanno scartate. Quindi anche questo discorso della solitudine è qualcosa di veramente molto molto grande, ci potremmo stare qua tutta una puntata a parlare di questo, però io sprono davvero le persone a tutti i giorni a ritagliarsi qualche minuto di tempo per restare da soli, anche semplicemente chiudendo gli occhi e stando lì e basta. Cioè
Cioè, dobbiamo imparare, ed è fondamentale, lo sarà sempre di più nei prossimi anni, imparare a vivere un po' da soli. Perché oggi i social network, Instagram, Facebook, YouTube, ci stanno allontanando sempre di più da noi stessi. Cioè, siamo sempre collegati col mondo esterno, ma sempre meno collegati col nostro mondo interno. È che il nostro mondo interno è quello che ci può permettere di essere veramente felici. Non è il social network, non è lo stare sempre con le persone. Certo, siamo noi stessi il segreto. Siamo, Siamo noi. Senti, qua c'è una domanda, io direi già di rispondere alla vai, domanda 8, vai, vai. così dopo te ne faccio altre. Secondo te, qua dice Ruso 998, quali dovrebbero essere le doti di un leader in qualsiasi lavoro e come si approccia un gruppo di persone a proposito, che lavorano con Oh, te? scusate. Allora, le doti di un leader, innanzitutto il leader è una persona che non comanda, non comanda, cioè essere leader vuol dire non comandare le persone, dimenticarsi di questo concetto che bisogna essere autoritari. Il leader è una persona che innanzitutto ha imparato una cosa fondamentale, che è quella di... Vedete come siamo fatti? Abbiamo due orecchie, no? E abbiamo una bocca sola. E la nostra genetica parla chiaro. Noi dovremmo parlare tanto così e ascoltare tanto così. I veri leader, sono quelle persone che realmente ascoltano gli altri e capiscono quali sono i loro problemi e si mettono in gioco per loro, danno un servizio alle persone. È molto importante. Se no sei un capo, ma anche da questo punto di vista sta cambiando la società. Nelle aziende si stanno cercando leader. Il leader è una persona che sprona gli altri, ma come fa a spronare gli altri? Il leader è una persona che a sua volta ha fatto quelle cose che propone agli altri di fare. Quindi è una persona che si mette completamente in gioco. Io mi ricordo una volta di aver letto il significato di compromettersi con qualcosa. E siccome qui stiamo parlando è una scuola alberghiera la vostra, questa metafora che ti faccio adesso, secondo me, ha un senso. E la metafora è quella delle uova col bacon. Per capire appunto che cosa vuol dire compromettersi, e quindi essere un leader, bisogna fare un po' la fine del maiale. Adesso ve la spiego, non è che ve la lascio lì così e... Allora, la gallina nelle uova col bacon, sì, ha fatto qualcosa, certo, ha dato l'uovo, ma chi veramente si è compromesso e ha dato la vita per ottenere quel tipo di risultato è il maiale. Ok? Perché ha dato la pancetta. Quindi ho fatto tutto quello che dovevo fare per ottenere quel tipo di risultato. Il leader fa questo, non ha paura di sporcarsi le mani. Fantastico. Senti, torno con le domande che mi ero impostato qui, che abbiamo deciso. Come possiamo affrontare l'incertezza del dopo, in questo momento, ad esempio? L'incertezza del dopo. Allora, io ritornerei a dire che affrontiamo l'incertezza del dopo ritornando un attimo a pensare a quello che stiamo vivendo adesso. Se noi impariamo a gestire questo momento così critico, così disarmante, che ci obbliga a restare a casa, che ci obbliga a fare veramente poco, se superiamo in maniera... più o meno serena questo momento, allora abbiamo una carica pazzesca per gestire tutto quello che sarà dopo. Se io sono già in crisi in questo momento, dopo sarà peggio, perché dopo sarà richiesto a me di fare determinate azioni. Quindi affrontiamo questo momento per lavorare in questi giorni su noi stessi, visto che siamo obbligati a starcene in casa. Cerchiamo di lavorare tanto, tanto su di noi, leggiamo qualcosa, ci sono dei libri fantastici, eventualmente posso anche pensare di fare un elenco e proporvelo. Sicuramente quindi ritorniamo a vivere un attimino nel presente, cercando di tenere il più possibile la mente, soprattutto quando va a pensare a un futuro di incertezza.
E vi propongo di fare una cosa, c'è un esercizio che si chiama l'esercizio del come se. Come se vuol dire immaginati come se tu fossi già là nel futuro. Che cosa ti piacerebbe fare nel futuro? Come ti piacerebbe muoverti in quel futuro? Cosa ti piacerebbe realizzare? Quindi questo in realtà sarebbe un esercizio da fare scritto. Quindi prendi carta e penna, ti metti ne scrivi nero su bianco tutto quello che ti piacerebbe realizzare nel futuro. Ma la gente mi dice, ma non lo so che cosa farò, lo so che non lo sai. Non lo sai perché non riesci neanche ad immaginarlo. Iniziamo ad immaginare quello che sarà dopo. Quindi non abbiate paura di scrivere, di buttare Con giù i serenità, concetti. con serenità. Scriveteli con serenità, fate un elenco di cose anche piuttosto lungo, vedete voi, ma iniziate a scrivere che cosa mi piacerebbe fare nel mio futuro, cosa mi piacerebbe realizzare. Sai, un'altra cosa che mi ha fatto pensare molto in questi giorni è stato leggere un articolo che diceva, e questo ti mette molto alla prova, e qualcuno potrebbe anche rimanere un po' scioccato. Voi provate a giocare a questa cosa qua. Immaginate che questo scenario è un gioco, ovviamente, quindi io sto scherzando con voi, non prendetela sul serio, ma immaginate che questo scenario di pandemia, di blocco forzato, non dovesse finire mai. Cosa fate voi per utilizzare le vostre risorse, per vivere le vostre giornate al meglio? Provate a sforzare la vostra testa anche qui a buttare giù qualcosa. Qualcuno mi dice, io mi butto via, io non lo so, mi lascio andare, io continuerei a fare le cose che sto facendo e studierei un sistema per progettare qualcosa online. Non lo so, ognuno deve tirare fuori qualcosa, ma immaginatevi, giochiamo, è finzione ovviamente questa qua, che questo periodo non dovesse mai finire. Questa cosa viene fuori dagli studi che sono stati fatti da persone che sono state incarcerate in prigionia per tanti anni. Ad esempio, prendetevi Nelson Mandela, oppure prendetevi persone che hanno subito i campi di concentramento. Quelle persone lì, prendetevi ad esempio Nelson Mandela, dovevano trovare il sistema per passare il loro tempo in quelle condizioni lì. Un'altra volta sono tornati a vivere il presente, una situazione pessima. Mangiavano quasi niente, delle celle minuscole, condizioni disumane, eppure loro hanno mantenuto il loro controllo. Non pensavano tanto a dopo, cosa, perché non sapevano neanche se uscivano da lì, ma si concentravano su quello che potevano fare in quel momento esatto lì, che stavano vivendo lì. Quindi anche questo potrebbe essere un esercizio per iniziare a utilizzare il nostro cervello pensante. Perché nel nostro cervello ci sono tutte le soluzioni che ci servono in questo momento. Va utilizzato, ne usiamo una percentuale talmente piccola che se solo lo allenassimo un po' di più, meno PlayStation, meno notiziari, meno pippe mentali, il nostro cervello inizierebbe sicuramente a donarci delle strategie o delle dritte più potenti. Certo, riduciamo un po' le cose superflue, concentriamoci su noi stessi. Esatto, E senti, esattamente, esattamente. a proposito di cose importanti, no? Il tempo, no? Come facciamo noi appunto a concentrarci su noi stessi? Come facciamo a farlo? Come facciamo a gestire il tempo fondamentalmente? Che adesso magari sembra che ne abbiamo tanto, chi lo sa, forse ne abbiamo meno, forse ne abbiamo di più, no? In base alle varie situazioni lavorative, studenti, eccetera. Come si gestisce il tempo? C'è un modo o più modi? Allora, adesso sicuramente ne abbiamo tanto di tempo da gestire. Perché la maggior parte di noi sono a casa, cioè qualcuno può lavorare online, ma nel settore alberghiero, cioè, sono tutti a casa. Io ho ancora in famiglia un'attività di ristorazione, siamo chiusi ovviamente da quando è iniziato tutto questo casino. Sicuramente di tempo ne abbiamo di più. Però non è detto che Allora, magari le persone. che lo utilizziamo al meglio, Sì, no? Però sprechiamo di meno. anzi. Esattamente, è proprio quello che stai dicendo te. Molte persone hanno utilizzato tutto questo tempo in più che hanno non per fare cose costruttive, ma per buttarlo via ulteriormente. Tu pensa, alcuni ragazzi che hanno avuto la possibilità di starsene a casa, almeno agli inizi, si sono ammazzati di PlayStation in tanti, oppure di cose, diciamo,
poco costruttive, per quanto anche giocare alla PlayStation può essere molto costruttivo per il cervello, Sì, eh? Non la butto via la PlayStation, però non si può fare solo quello, ovviamente. Ci sono delle persone invece che hanno capito l'importanza di mettere una routine quotidiana. La routine quotidiana vuol dire, ed è una cosa che anche qua un giorno vi provate a fare, cioè crearvi una routine che voi rispettate durante l'arco della giornata. Cioè, anche qui in questo caso è prendere un foglio di carta e da quando vi alzate la mattina fino a quando andate a dormire la sera, tanto bene o male gli orari sono quelli lì, no? Provate a pensare che cosa potete fare durante tutta la giornata, quali sono tutte le varie attività che vi piacerebbe fare, comprese anche quelle di divertimento, ovviamente. Non è che dobbiamo mettere solamente lo studio, il lavoro, ma organizzare la nostra mente con delle routine ben precise. Perché questo? Perché il nostro cervello tende ad impigrirsi, tende a, se lo lasciamo andare, il cervello cazzeggia, a meno che non sei super disciplinato, e ci sono anche le persone super disciplinate che boom 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 sono delle macchine da guerra. E le persone super disciplinate sono anche quelle persone che in questi giorni di chiusura forzata hanno continuato a fare le cose che dovevano fare. Magari non sono uscite al lavoro, ma quel tempo l'hanno dedicato in maniera costruttiva. Quindi sicuramente la routine, ad esempio, io mi alzo. Io di solito mi alzo alle 6, 6 e mezza del mattino e faccio determinate cose da quell'ora lì. Le prime volte io mi sono proprio preso l'agenda del telefono con, sai, il timer. A ogni attività mi suonava un timer perché dovevo ricordarmi quello che avrei dovuto fare a quell'ora. Ad esempio, io mi alzo alle 6 e mezza, all'inizio mettevo tutto, mettevo anche il fatto di andare in bagno, piuttosto che prepararmi la colazione, piuttosto che fare i miei 20 minuti di meditazione, piuttosto che dedicarmi allo studio, tutto, mettete dentro tutto. E poi man mano vedete quali sono le attività per voi più costruttive e quali sono invece le attività che secondo voi possono anche essere eliminate o possono in qualche modo essere tralasciate o potete anche le attività che potete aggiungere nella vostra routine. L'importante è abituarsi a questa routine. E poi, ovviamente, come dicevo, lasciatevi anche degli spazi dove cazzeggiate, perché è molto importante. Ricordatevi che abbiamo un cervello che ha bisogno di, da una parte, bisogno di una routine, ma dall'altra parte ha anche bisogno di vivere un po' più serenamente. Cioè, non possiamo continuare a stare lì a pensare, a progettare, a fare. Ogni tanto abbiamo bisogno di lasciarci anche andare. Certo, Ok, questo è molto importante. una Però la routine. programmazione. Esatto, una programmazione, esattamente. Cioè anche il nostro corpo ha un suo orologio, no? Se tu un giorno mangi un orario, un giorno mangi un altro, cioè alla fine tu lo stai stressando, sostanzialmente, o sbaglio? Allora, beh, se lo abitui a mangiare negli stessi orari, poi lui ti chiederà sempre cibo agli stessi orari. È anche vero che bisognerebbe ascoltare di più il nostro corpo, perché quando tu lavori su te stesso, quindi a livello mentale, lavori anche sul tuo corpo a livello fisico, perché dobbiamo lavorare su noi stessi a 360 gradi, ovviamente. Non è che possiamo Certo. pensare solo di diventare dei geni, ma lasciare andare completamente la parte del fisico. E se ne vedono tante di persone così, no? Cioè, il nostro equilibrio comporta il fatto di crescere anima, corpo, mente, tutto, no? E anche quindi per ritornare a quello che tu mi hai chiesto, sarebbe molto meglio, ad esempio, mangiare quando si ha fame, dormire quando si ha sonno. Invece, tante volte noi cosa facciamo? Mangiamo quando non abbiamo fame, mangiamo per l'abitudine di mangiare. Questo non va bene in realtà. È ovvio che viviamo in una società che ci impone dei ritmi. Però una cosa che ho notato in queste giornate stando a casa, è proprio quella di aver ripreso, innanzitutto aver dimenticato l'orologio, però ho notato che col fatto che lavoro da tanti anni con la mia routine, i miei cicli sono rimasti praticamente identici. Quindi mi alzo a quell'ora, mi viene fame a quell'ora, mangio perché ho fame, dormo perché ho sonno. Ecco, secondo me gli anni che passano ci possono servire o per mandare il nostro corpo, la nostra mente completamente in crisi e mandarla proprio in tilt, oppure possiamo diventare veramente come delle macchine da guerra, che abbiamo una sorta di impostazione
che ci permette di essere quello che vogliamo in quel momento lì. Un po' come dire, io in questo momento ho bisogno di gestire questa emozione, la gestisco, ho bisogno di prendere quella decisione, la prendo, non continuo a rimandare, a procrastinare, faccio le cose quando mi si presentano. E per fare questo non è che bisogna stare lì a pensare tanto, devi semplicemente creare un'impostazione tua interna. Ci vuole del tempo, ovviamente, non è che da oggi col domani uno diventa un super... Certo, però è Ok. una costante lavoro. Senti, ci spieghi il Esatto. concetto di resilienza? Wow, la resilienza è anche questa è qualcosa, anche la resilienza è qualcosa che tutti dovremmo imparare da subito, dai primi anni della nostra vita, no, ma un ragazzo giovane, un ragazzo, se imparasse subito a capire che cos'è questa cosa, è a metà dell'opera, insieme al vivere nel qui e ora, ovviamente. Allora, per spiegarvi, la resilienza è un concetto che viene fuori dal mondo del... Mi sembra dei metalli, cioè ci sono delle sostanze metalliche che hanno la capacità di essere piegate, ma non si spezzano. Questa è la resilienza, mi piego ma non mi spezzo. Quando, io ho capito realmente che cos'è la resilienza qualche anno fa quando sono stato in un viaggio in Messico. In un viaggio in Messico praticamente c'è stata una sorta di un vento pazzesco quel giorno in spiaggia. E c'erano queste palme bellissime che da questo vento, cosa facevano? Si piegavano, sono altissime le palme, si piegavano e andavano a toccare con le foglie la spiaggia, ma non e poi tornavano su, facevano continuamente così, no? La palma mi ha spiegato realmente che cos'è la resilienza, cioè questa capacità di cadere per terra anche per noi, immaginatevi. La vita è fatta di momenti belli e momenti brutti. Ogni momento brutto che noi affrontiamo, cioè immaginatevi un pugile che prende un pugno in faccia, cosa fa? In quel momento lì rimane tramortito. In quei pochi secondi deve pensare al da farsi, deve pensare a come reagire. Ecco, questa è la resilienza. È il fatto che, nonostante ho preso un pugno in faccia dalla vita, io mi sto rialzando un'altra volta. Non è che a un certo punto non succedono più cose nella vita e va sempre tutto bene. Avremo sempre problemi nella vita, ma avremo anche aumentato le nostre capacità per gestire e superare questi problemi. Chi non riesce a superare i problemi, chi si continua a fare abbattere dalle circostanze avverse della vita e non decide di rialzarsi quella volta in più e si lascia andare completamente. E oggi anche un po' in questa situazione che stiamo vivendo con questo coronavirus, ci sono delle persone che hanno rinforzato tantissimo la loro resilienza e quindi sono diventati ancora più forti, e ci sono altre persone invece che si sono lasciate completamente andare. E la realtà di questa cosa qui è sui giornali, nel senso ci sono persone che comunque vanno avanti, si rimboccano le maniche e persone che si stanno completamente lasciando abbattere da tutto quello che stanno sentendo. C'è un detto giapponese, dopo l'ultima cosa che vi dico, che dice: cadi 7 volte, alzati 8 volte. Ok? Non so se tutti l'hanno capito, io spero di sì, però questa cosa qui tenetevela a mente. Cadi 7 volte, ma alzati 8 volte. Fantastico. Senti, ti faccio una domanda che è arrivata dai nostri amici, Sepe Rouge 998. Sì. Quanto conta il linguaggio del corpo nei lavori a contatto col pubblico? E quanto è importante il tono della voce per trasmettere concetti al prossimo? È tutto. Tenete presente che, allora, le parole come noi le diciamo contano il 7, nel senso, le cose che vi sto dicendo contano il 7%. Quello che fa la differenza è come ve le sto dicendo. Quindi, se voi avete un lavoro a contatto col pubblico e dite delle robe bellissime, fighissime, siete super preparati sulla lezione, questo anche davanti a un Sì, docente, davanti a un esame, insomma, in un esame. Davanti a un esame, sapete perfettamente la lezione, ma non esprimete emozioni, il vostro tono di voce è sempre monotono. Questo lo dico soprattutto anche ai docenti. Quando mi capita di lavorare con i docenti, con i maestri, piuttosto che con gli allenatori, io dico: imparate a utilizzare un tono di voce che non sia monotono. Imparate a muovere il vostro corpo davanti ai ragazzi. Perché è fondamentale. Perché
Perché il linguaggio del corpo, come vi dicevo, è il 93% della nostra comunicazione. Quindi vuol dire che se io un concetto lo esprimo sottolineandolo con le mie parole, con le mie pause, col tono della mia voce, con il mio corpo, allora quel concetto alla persona che ho davanti arriva con una potenza devastante. Tanto per farvi un esempio, che io ricordo in maniera divertente, ma anche in maniera un po' allarmante. Qualche anno fa all'Esselunga di Castelletto ho visto una scena che mi ha fatto pensare quanto veramente il linguaggio del corpo sia fondamentale. C'era una mamma che stava facendo la spesa e aveva di fianco un bimbo che avrà avuto, che ne so, 5 anni, no? 5-6 anni. E ovviamente sto bambino è nella loro natura dei bambini essere curiosi e vogliono toccare tutto, nel senso che è normale per un bambino, le esperienze le fa toccando tutto, volendo. Però la mamma a un certo punto si è arrabbiata. Questo bambino, i bambini cosa fanno? Rispondono all'emotività del proprio genitore. Questo vuol dire che se un genitore si arrabbia col bambino, soprattutto quando è al di sotto dei 6 anni, che hanno, non hanno ancora sviluppato certe capacità mentali per gestire il genitore che in qualche modo si è arrabbiato, cosa fanno? Piangono. È la loro risposta all'aggressività del genitore. E che cosa ha cercato di fare questa mamma per calmare il bambino? Gli ha detto: devi stare calmo! Ok, avete capito? Cioè, devi stare calmo è il 7%. Le parole erano giustissime, devi stare calmo. Ma come gliele ha trasmesse queste parole? Con un linguaggio del corpo pessimo e trasmettendo tutta la sua emotività al bambino. E quindi il risultato ottenuto è che il bambino ha iniziato a gridare ancora di più e questa mamma ha avuto delle grosse difficoltà a fare la spesa. Io capisco che oggi essere genitore è un casino, nel senso non è facile. Però se si capissero queste piccole strategie, che puoi utilizzare con i più piccoli, ma ovviamente le puoi utilizzare anche con i più grandi e anche con te stesso, ci si può allenare. Cioè, immaginatevi, io quando faccio una conferenza, quando devo tenere una lezione, magari mi preparo prima e magari inizio a chiacchierare come se davanti realmente avessi delle persone. Questo è un po' l'esercizio che vi proponevo prima, del come se. Quindi immagino che già davanti a me ci siano delle persone. Come posso fare a trasmettere a loro certi concetti? Come posso fare per non annoiarli, ma per essere incisivo? Ok? Quindi per rispondere appunto alla domanda di questa ragazza, o ragazzo, non ricordo più chi era, ok, Luca. conta tantissimo e Luca, allenati tantissimo a utilizzare il linguaggio del corpo. Ci sono tanti libri che parlano di di linguaggio del corpo. È un buon, oggi per ottenere risultati nella società è diventato fondamentale, anche nelle dirette. Perché una volta si telefonava, sai, quando Sì, non parlavi vedendo, solo sì. telefonicamente, però ovvio che una voce monotona al telefono, noiosa, è noiosa. Se invece io al telefono uso un certo tono di voce, un certo linguaggio, diventa anche piacevole stare a parlare con te, Certo. Senti Matteo, prima per salutarti, prima ci avevi accennato no? che ci avresti consigliato dei libri per questo periodo. Sì. Sì, wow, io lì ho una libreria che è piena. Bella Uno, anche solo uno, cosa ci consiglieresti? domanda questa che mi fai. Allora, siccome abbiamo toccato questo discorso ultimo del linguaggio del corpo e della comunicazione, perché comunque questa la vostra è una scuola alberghiera e la comunicazione per i ragazzi che escono da lì è fondamentale per cercare lavoro, il futuro. Per sapersi vendere bene anche, no? Per essere impattanti, perché tante volte ti arrivano dei ragazzi con dei curriculum pazzeschi, ma a pelle dici, ok, hai lavorato qui, però tu a pelle non mi trasmetti niente. Allora, un libro che vi consiglio è Introduzione alla PNL. Introduzione alla PNL. È un libro semplice da leggere, veramente semplice. Ma lo trovate su Amazon, lo trovate dappertutto, un libro famosissimo che ha avuto un grande successo
E vi insegna questo libro come comunicare con gli altri, come capire gli altri dai loro segnali, da come parlano. Soprattutto vi insegna le tecniche base per sintonizzarvi con le persone che avete davanti. Nel senso che, per farti un esempio, se io davanti a me ho una persona che parla in maniera molto veloce, allora io per sintonizzarmi con quella persona che parla velocemente, devo imparare a parlare velocemente come parla lei. Se davanti a me è una persona che parla con un tono di voce basso, allora devo imparare, e questa è tutta comunicazione. Non so, mi sentite Sì. ancora? È arrivato un segnale. Ah, ok, allora devo imparare ad abbassare il mio tono della voce. Queste sono delle piccole strategie che ci sono scritte tutte là su quel libro. Programmazione L'ho neurolinguistica. consigliato. Allora, se vuoi scriverlo, non so se puoi scriverlo lì sotto, è introduzione. Alla PNL. No, sono cose anche molto utili, io lo vedo anche parlare di queste cose, anche per esempio il mondo della sala, no? Rapportarsi con con i clienti, comprendere le persone, Certo. saper parlare in modo diverso in base ai clienti, alle circostanze, insomma, effettivamente comportarsi. E, senti Matteo, più o meno il tempo, potevamo andare avanti anche altre 2 ore, per amor di Dio, però tendenzialmente Sì. purtroppo diciamo che è scaduto, no? L'abbiamo gestito però penso abbastanza bene, dai, a proposito di gestione del Beh, sono tempo, così. non abbiamo sprecato nulla, abbiamo sfruttato tutto. E io ti ringrazio naturalmente, e davvero per la tua cortesia, per averci offerto questa anteprima su argomenti che sicuramente svilupperemo anche in futuro con te, con i ragazzi, con gli amici, insomma, perché effettivamente abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di comprenderci meglio, per comprendere il mondo, forse anche, no? Grazie. Grazie a voi.